Quattro anni fa la mia vita è cambiata per sempre ed è cambiata grazie a questo, uno smartphone. Facciamo un piccolo passo indietro. Tra il 2007 e il 2010 avevo aperto un blog di informatica. Scrivevo articoli su argomenti più disparati, dalla open source, Linux, le nuove tecnologie. E per arrotondare avevo messo su questo blog dei banner pubblicitari. E devo dire che è stata un'esperienza incredibilmente poco redditizia, nel senso che nel giro di 3 anni avevo guadagnato poco più di 100 euro. Nel 2010 la situazione è cambiata. Il 2010 è stato l'anno del boom del mobile. Questo anche perché è stato l'anno in cui sono apparsi i primi smartphone low cost. Per la prima volta acquistare uno smartphone era alla portata di tutti ed era anche alla mia portata, investendo quei fantastici 100 euro guadagnati in 3 anni. Ho acquistato il mio primo smartphone e la scelta è ricaduta su Android. Perché? Beh, innanzitutto perché era una piattaforma che era in grande espansione, a me interessava molto, anche perché il sistema operativo Android è basato sul linguaggio Java, linguaggio che io conoscevo abbastanza bene. Inoltre, una delle cose che a me interessava di più era la possibilità di creare applicazioni di personalizzazione di grafica. Io sono un grande appassionato di grafica e di conseguenza la possibilità di personalizzare il proprio telefono a me piaceva molto. E di conseguenza negli ultimi mesi del 2010, dopo aver acquistato questo smartphone, ho cominciato a creare le prime applicazioni. Ricordo bene il giorno in cui ho pubblicato la mia prima applicazione. Era un'applicazione appunto di personalizzazione, la carico sul portale e per 3 ore me ne disinteresso. Anche qua l'obiettivo era di arrotondare, di tirare su qualche euro magari per comprarmi una birra in più con gli amici il sabato. Dopo circa 3 ore torno sul portale per verificare se qualcuno aveva acquistato la mia applicazione, non so, aspettandomi 1 o 2 acquisti, e quello che scopro è che se in 3 anni di blogging avevo guadagnato 100 euro, in 3 ore avevo guadagnato più di 150 euro. E questo è stato, come potete ben immaginare, sconvolgente. Ovviamente mi si è manifestata in tutta la sua potenza la grande opportunità che in realtà non si presentava solo davanti a me, la grande opportunità che si presentava davanti a tutti i giovani sviluppatori. E questa grande opportunità è quella di raggiungere un pubblico globale e di non farlo con grandi difficoltà, ma direttamente. Pensiamo per esempio a com'era la situazione per un giovane sviluppatore che avesse creato una nuova applicazione e volesse renderla disponibile a milioni di persone. Beh, aveva 2 strade che poteva percorrere. O quella di cercare degli intermediari, quindi per esempio delle software house magari già strutturate, e vendere in licenza la propria applicazione o cercare di farsi assumere da queste società, ovviamente però avendo guadagni limitati da questo, magari appunto dalle licenze. Oppure fondare una propria azienda per non dover sottostare a intermediari. Ma ovviamente c'è la difficoltà di crearsi dei canali di comunicazione e raggiungere milioni di persone, ovviamente prende impegno, tempo e soprattutto denaro. Qual è la situazione attuale invece? Beh, la situazione attuale è che di fatto, per così dire, veramente dal salotto di casa nostra, noi giovani sviluppatori possiamo, nel giro non di ore, settimane, mesi o anni, ma nel giro di minuti, possiamo direttamente raggiungere un pubblico globale, possiamo raggiungere milioni di utenti. E questo è un concetto di libertà incredibile. Ha completamente sconvolto le regole del gioco per il punto di vista sulla vendita di applicazioni. E appunto sulla vendita di applicazioni, secondo me, è bene dare qualche numero per capire qual è un po' la situazione. Parliamo del mercato Android. Come si è evoluto il mercato? Chi sono effettivamente le persone che comprano applicazioni? Quante sono queste persone? Beh, nel 2010 c'erano 70.000 applicazioni pubblicate. E 70.000 sembra un buon numero, no? 70.000 applicazioni, uno non passa un intero pomeriggio per vederle tutte su internet o sul proprio smartphone. Beh, oggi sono più di 1 milione le applicazioni pubblicate.
E cosa ci dice questo numero? Ci dice che non solo gli utenti, ma anche gli sviluppatori sono interessati a creare sempre nuovi prodotti. Il mercato è esploso, nel vero senso del termine. Ma quante sono poi le persone che comprano questi dispositivi? Beh, nel 2010 ogni giorno venivano attivati 50.000 dispositivi. E anche qua 50.000 è un buon numero. Se uno di voi dice avere 50.000 nuovi potenziali clienti al giorno, cavoli, chi non ci farebbe la firma? Beh, oggi sono più di 1,5 milioni i dispositivi che vengono attivati ogni giorno, dispositivi Android. Se pensate a tutte le altre piattaforme che ci sono in commercio, vi rendete conto che sono numeri impressionanti. Ma da dove arrivano gli acquisti? Cioè, ok, voi mi dite, ma tu vendi applicazioni, ma chi è che le compra? Beh, l'80% del mercato proviene ancora da Stati Uniti e Asia. E qua c'è un aneddoto abbastanza divertente, sempre riferito ai primi giorni in cui ho messo in vendita le mie applicazioni. Cioè, vado da mio papà e gli ho detto, ciao papà, sai che stanotte, dormendo, ho guadagnato 200 euro? Mi dice, ma com'è possibile dormendo, guadagnare dormendo? E invece sì, perché mentre qua dormiamo, Stati Uniti e Asia sono svegli e sono ben contenti di comprare applicazioni. E l'Italia dove si posiziona? Beh, sul 4% del mercato globale. Non è molto. E potrebbe essere un numero magari anche un pochino desolante a pensarci. Ma pensiamola in un altro modo. Cosa vuol dire questo 4% per un giovane sviluppatore? Per uno sviluppatore che vende le proprie applicazioni dall'Italia? Ma di fatto vuol dire che sta generando ricchezza, perché se solo il 4% degli acquisti viene dall'Italia, il 96% degli introiti vengono dall'estero. Quindi di fatto sta importando ricchezza nel nostro paese. E questo secondo me è un aspetto molto molto interessante, perché ha anche un risvolto sulla nostra società, sul nostro paese. In un momento di crisi come questo direi che è più che benvenuto. Ma il guadagno, secondo me, è un aspetto importante, ma non è l'aspetto più interessante e che a me più piace del lavoro che faccio. La cosa che a me più piace del lavoro di sviluppo mobile è innanzitutto, per esempio, la possibilità e la libertà che questo lavoro dà. Innanzitutto è la libertà di creare. Sono pochi gli ambiti dell'informatica che consentono una libertà come il mobile. Se ci pensate, gli utenti fanno di tutto con i telefoni. Ah, fanno fotografie, condividono sui social network, usano i videogiochi, li usano per il fitness. C'è veramente di tutto. E di conseguenza, allo stesso modo, si ha la possibilità di creare, di spaziare, di dare libero sfogo ai propri interessi. Perché sicuramente ci sarà qualcuno che sarà interessato a quello. Libertà di lavorare. Abbiamo appena detto che non siamo più costretti a scendere a compromessi con intermediari, non siamo più limitati a farci dettare le regole dagli altri. Possiamo finalmente decidere noi che cosa fare. Per esempio, per me questo ha significato lavorare come freelance. E il mio lavoro di freelance l'ho portato in Talent Garden. Talent Garden è uno spazio di coworking in cui altri giovani sviluppatori, designer, come me, mettono in condivisione la propria professionalità per crescere l'uno con l'altro. E il mobile è sicuramente uno dei pilastri su cui si poggia questo tipo di attività. Senza il mobile, il mondo dell'online commerce, questo non sarebbe possibile. Quindi libertà di lavorare, libertà di creare, che cosa significa? Beh, significa anche avere libertà di sperimentare. E questa, secondo me, è una cosa fantastica. Questo che vedete nelle immagini era il primo prototipo di Google Glass, che sono l'oggetto che indosso in questo momento. Libertà di sperimentare vuol dire anche libertà di provare cose nuove, di non avere paura di essere limitati in quello che si fa, nel proprio lavoro, in un piccolo mondo. Ma è un mondo in incredibile espansione. La tecnologia sta evolvendo con una velocità impressionante. E il mondo del mobile consente di cavalcare questa crescita.
e di sperimentare cose nuove, di creare nuovi prodotti, di esplorare nuove vie. E penso che siano pochi i lavori che consentono di fare questo, li consentono di farlo da soli. Quindi lo sviluppo mobile consente di avere un impatto globale, di raggiungere milioni di persone senza intermediari, da soli, da casa propria addirittura. Consente di essere creativi, consente di poter dare spazio alle proprie passioni e di infondere nel proprio lavoro i propri desideri e le proprie aspirazioni. E consente di essere indipendenti, indipendenti dalle costrizioni lavorative, indipendenti da condizioni che vengono poste e indipendenti da un punto di vista lavorativo, da un punto di vista creativo e da un punto di vista di sperimentazione. Consente di essere indipendenti e liberi. Infatti, la frase che io voglio condividere con voi è che la tecnologia, di fatto, veicola la libertà. E questa, secondo me, è un'idea che vale la pena condividere. Grazie.